E un patrono a tutti ragazzi, io andando vi annuncio che sto parlando in ginocchio. Vabbè, sì, perché sto, vabbè, meglio che non ve lo dico che è meglio così. Ringrazio tantissimo lui che mi ha invitato per questa sua intervista doppia. Ovviamente è una parodia, tra virgolette, però mi sembra una cosa carinissima e divertentissima da fare, quindi io andando saluto i miei contadini. Ciao! Mi ricordo di iscrivervi al canale e faccio video divertenti e pazzi, più pazzi che divertenti, quindi siamo là. E c'è subito un mi piace, 500 mi piace, prossima intervista doppia con chi decidete voi e iniziamo. Lui, sei pronto? Nome: Luigi. Lorenzo. Cognome: Calagna. Mattini. Soprannome: Lui. Pazzovis. Età: 24. 16. Ma voi due siete fidanzati o fratelli? Felicemente fidanzati. Solo qualche bacetto ogni tanto, ma no, non siamo niente. Da quanto tempo state insieme? 1, 2, 3, 4 anni. Ma no, solo una botta e via. Di chi è stata l'idea di aprire il canale? Mia. Sua. Perché vi chiamate Me Contro Te? Perché all'inizio il canale trattava solo di challenge e quindi la parola contro era d'obbligo. Perché molte volte litighiamo per chi deve modificare il video, quindi siamo sempre in conflitto da noi e quindi vabbè. Poi vincitemme lui, è il maschio dominante. Qual è il vostro video preferito del canale? Beh, sono tanti i miei preferiti, ma forse quello preferito in assoluto è la Yoga Challenge. Ci siamo divertiti davvero tantissimo quel giorno. Eh sì, anche per me la Yoga Challenge. Mamma mia, raga, certe posizioni che non mi andò in mente la notte. I vostri genitori sanno quello che fate sul web? Sì. Come hanno reagito quando gliel'avete detto? Beh, mia madre non benissimo. Mi hanno cacciato di casa e adesso vivo con lui. Prossima domanda, vai. È meglio. Adesso che avete tante persone che vi seguono, cosa ne pensano? Sono strafieri e contentissimi di noi. Non sanno neanche che sono ancora vivo, quindi non lo sanno. Perché queste domande? Avete hobby? Sì, io adoro suonare la chitarra. Sì, faccio lo youtuber. Chi è più bravo a suonare? Ovviamente io, Sofì non è neanche in grado di suonare i citofoni. E lui? Sì, però che c'entra Sofì? Vabbè. Uffa, pensi sempre a lei. Chi è più bravo a cantare? Non lo saprei dire. Forse però Sofì è un pelino più brava. Io. La 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 la. Cantateci una canzone. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. E Cicinella teneva, teneva. Che teneva, che teneva. Qual è il vostro social preferito? Facebook, Instagram, Twitter, tutti quanti. YouTube è il social con la quale abbiamo iniziato e quindi sono più legato e affezionato. Qual è il vostro YouTuber preferito? Il Me Contro Te. Dopo pazzo, visto? Shy di Breaking Italy, è il canale che all'inizio ci ha ispirati e ci ha convinti nell'aprire un canale. Quale youtuber vorreste essere? Yodobby perché è mio idolo, Yodobby. Scherza Sofì, lei, mi spiego a lei. I Pantellas mi fanno troppo ridere. Voi due litigate? No, solo quando lui vuole cucinare, voglio cucinare io, perché io devo cucinare, no tu, capito? No, in realtà non tanto, litighiamo un po' come tutte le coppie. Chi è il più permaloso? Lui. Penso di essere io. Che cosa volete? Chi è più pigro? Lui è un bot, non fa mai niente. Penso nessuno dei due, siamo entrambi iperattivi. Stiamo tutto il giorno di qua, di là, a fare mille cose. Il più bello? Ma che domande, io? Ovviamente io. Fate una faccia sexy. Vi piacciono gli animali? Sì, tantissimo, li adoro. Ovvio, 8.000 animali. Chi si veste meglio? Beh, io non sto poi tanto attento a quello che indosso. Io perché ho il big money. Da poco avete registrato una serie TV, Like Me. Dite la verità, chi è stato il più bravo a recitare? Ma in realtà nessuno dei due aveva mai recitato prima d'ora. Però penso di essere stato più bravo io a imparare a memoria i copioni. Visto che non abbiamo mai registrato, mi ha fatto schifo. Siete gelosi l'un l'altro dei fan? Ovvio, sono solo miei. No, non penso di essere geloso. Poi, dei fan, i fan ci vogliono bene. Vi siete mai dati un bacio sul web? Sì. Sì, anche se si vergognava un po'. Perché vi siete dati solo quel bacio? Perché non si fanno queste cose in pubblico, no? Ma il bacio è un momento intimo, no? Avevate promesso che al raggiungimento del milione vi sareste baciati. Datevi un bacio! Troppo. L'avevamo promesso per il milione, sì. Cosa vi piace l'uno dell'altro?
Il suo ciuffo, perché alle volte è anche più bello del mio. È troppo divertente, mi fa passare le giornate in allegria perché mi fa ridere troppo. Tre parole per descrivere l'altro. Perfetto. Sole, cuore e amore. Sapete parlare siciliano? Sì. No. Dite una frase nel vostro dialetto. Meglio rire chi sape, carire chi sapia. Ovvero meglio dire chi lo sa, e quindi prevedere il futuro, che dire io che sapevo, che invece ripensare al passato. Baccoci tu maccalone. Significa, vai a fare qualcosa, vai a cucinare due maccheroni, che significa quello. Ma tornando al canale, ultimamente avete raggiunto un traguardo importante, 1 milione di iscritti, cosa si prova? Ci si sente dei fighi. No, in realtà no, non è cambiato nulla, perché fino a una settimana fa ne avevamo 990.000, poi 890.000, 700.000. La crescita è così lenta che non ti accorgi neanche che sta arrivando il milione. Sei il dio del mondo. Cosa vorreste dire ai vostri fan? Grazie, grazie dal più profondo del cuore, perché ci state permettendo di realizzare un sogno. Prego, sono il merito mio. Fate la faccia più buffa di sempre? Fateci una risata? Grazie mille per essere stati così disponibili e gentili per l'intervista. Siete proprio una bella coppia. E di che? Grazie dei soldi. Grazie a voi per l'occasione. Come concludete di solito i vostri video? Speriamo anche oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso. E un bacio al nudo. Ciao. Spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente per scherzare. E da pazzi, se tutto, come ha detto già The Sandy Vine, ma lui, un bacio al nudo. Like.